Un cortometraggio e un concerto per celebrare l'8 marzo sono le iniziative organizzate tra ieri e oggi all'Auditorium di Montelepre per la Giornata della Donna. Il video, intitolato La Donna dall'alba al tramonto, è stato realizzato dal movimento Volta la Carta, che ha ripreso momenti di vita quotidiana di 40 donne montelepreine. E anche quest'anno il movimento Volta la Carta ha deciso di dedicare una giornata alla donna. 2 anni fa già avevamo fatto una mostra fotografica con un video che raccoglieva interviste di donne impegnate nel sociale e nella politica. Quest'anno l'idea era diversa, era mostrare la donna nella sua originalità, nella sua quotidianità e unicità di ogni giorno. E quindi abbiamo deciso di raccogliere degli spezzoni di vita quotidiana di donne montelepreine e di metterli insieme al fine di ricostruire, insomma, una giornata classica della donna, mentre lava, mentre stira, mentre cucina. Il messaggio che volete lanciare, far passare, qual è? È quello che la donna deve potersi valorizzare dentro se vuole che le cose cambino, non deve aspettare che sia, insomma, la società a rendersi conto di quanto la donna sia originale. Deve partire da sé questo input e deve cercare di valorizzare ogni cosa che fa e trovare un senso, anche alle semplici cose. Anche lavare o stirare stesso non sono attività quotidiane così vane, diciamo. Deve poter trovare un significato ad ogni azione che compie e valorizzarla. Forse così si renderà davvero conto di quanto sia importante. Stamattina gli studenti delle scuole hanno assistito invece ad un concerto organizzato dalla Proloco. È comunque un modo per ricordare quello che è successo, e quindi non è poi una festa realmente ecco, un momento da festeggiare, ma solo di riflessione, e poi un momento per stare assieme, anche perché dico non c'è occasione migliore di un evento particolare per coinvolgere le associazioni. Entrambe le manifestazioni sono state patrocinate dal Comune di Montelepre. E insieme alle associazioni abbiamo ritenuto, d'intesa con la scuola, con l'istituzione scolastica, di divulgare questo concerto. Fra l'altro ci sarà anche un video che è stato organizzato da un'altra associazione che riguarda le donne di Montelepre, e quindi le tradizioni di Montelepre. Quindi siamo ben lieti stamattina di presenziare a questa manifestazione, che d'altra parte abbiamo voluto d'intesa con la Proloco e con la scuola di Montelepre.